Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a fine maggio e cominciamo finalmente a parlare di WWDC. Quest'anno comincio a parlarne molto più tardi, ma in maniera molto più intensa, se vogliamo, perché qua ho il mio foglio dove c'ho scritto tutte le novità che vorrei, vorremmo, vorrebbero tutti quanti. Oggi esce il primo video dedicato a sistemi dell'ecosistema mobile, quindi iOS, tutto quello per la casa, watchOS. E poi nel prossimo parleremo invece di iPad, di Mac e di hardware, quindi di robe un po' più pro, dei prodotti pro. Quindi direi che partiamo subito parlando di iOS 16, cosa io vorrei personalmente. C'ho qui il mio mega file che alla fine per iOS 16 non è neanche tanta roba rispetto a iPadOS che occupa più di mezza pagina e ho tantissime argomentazioni, quindi quello è un video, sarà un video molto importante. Partendo subito da una nuova interfaccia grafica. Una nuova interfaccia grafica con l'icona macOS Big Sur e io quindi anche monterei, vabbè, tutte le nuove icone del Mac. Sarebbe molto figa, l'avete anche visto ovviamente la miniatura. A me non dispiacerebbe personalmente. Poi ditemi un po' voi, secondo me sicuramente non lo faranno, infatti ci ho anche messo un punto di domanda, ma deduco proprio che quest'anno ce la sogniamo, punto più per l'anno prossimo. E però, ovviamente io, una cosa che già vedo più papabile sono dei nuovi widget. 9to5 ha detto di no, 9to5 Mac, vabbè, anche Gurman ha detto di no. Per Bloomberg, quindi, però dei widget interattivi anche io quelli personalmente li vorrei. Quindi questi nuovi widget, magari anche più widget, più forme, widget più piccoli, magari anche con alcune cose del centro di controllo, cioè quindi un mega widget che però contiene tanti piccoli widget, a me non dispiacerebbe. Ditemi voi, tanto non lo faranno mai nella vita. Però si dice comunque di beta in ritardo, che arriverà verso luglio molto buggata. Quindi, invece però si dice anche che non ci saranno tante novità. Queste due cose però si vanno totalmente a contrapporre, perché meta molto buggata in ritardo vuol dire tante belle novità importanti, mentre se non ci sono novità e arriva in ritardo mi viene un po' qualche dubbio personalmente. Quindi penso ci sono tante novità o la beta arriverà come al solito dopo la WWDC. Una nuova fotocamera, io la vorrei personalmente, magari anche un po' più per i video, un po' più pro, qualche opzione in più. Quelle opzioni che abbiamo anche nell'opzione di modifica foto, saturazione, tutta quella roba là, mi farebbero piacere. Quick notes, note, anche su iPhone, soprattutto sugli iPhone più grandi, io ho un iPhone 11 Pro Max, ovviamente passerò un altro più grande, cioè uno di quelli a 6.7, quindi un 13 Pro Max. Se ci farò anche un 14 Pro Max, un 14 Max nel prossimo periodo, quindi prossimo anno, gennaio, penso comunque che cambia, cioè sicuramente cambierò, quindi l'iPhone grande mi fa piacere avere anche magari Quick Notes o qualcosa del genere, no, quindi app quasi in finestra come le note rapide. Molto carino. Centro di controllo nuovo, anche quello in stile macOS Big Sur, tutta quella roba là. Ci sta, anche quello è tanto che c'è, è da iOS 11, quindi sono ormai 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 versioni di iOS che ce l'abbiamo, quindi è anche un po' l'ora di refresharlo, di fare qualcosa di nuovo. Almeno a parer mio e a me quello di Mac personalmente piace tantissimo. Una sistemata ai comandi rapidi, per favore, quell'app è inusabile, io non la uso ma è inusabile per chi la usa. Una sistemata a Spotlight, farlo tipo come su iPad e su Mac sarebbe molto carino, perché secondo me quello che ci vorrà è invasivo, che alla fine non è neanche una vera e propria ricerca Spotlight, però comunque avete capito il senso. Poi la cosa che io vi prego di più sono gli aggiornamenti delle app in background. Ti prego, Apple, ti prego. Che quando io mando un messaggio e chiudo l'app, il messaggio si mandi comunque. Quando io metto una storia su Instagram e chiudo Instagram, la storia si carichi comunque. Ti prego, Apple, ti prego. Un'app per le AirPods, ma lì ci torniamo dopo perché ho tutta una mia teoria riguardo a tutto il sistema casa, tutto lì. A quel punto io ho una mia bella teoria. Nuova app per l'Apple Watch, che è quella attuale, è inusabile anche lì, e magari proprio unire l'app fitness e l'app watch e fare tutto a modino, quindi fare le varie sezioni, tutto come dovrebbe essere. Secondo me sarebbe anche l'ora di fare questo passo in avanti. Poi vorrei anche
personalmente una sistematina alla batteria, che come ogni anno spero la facciano. Sistematina là dov'è, vi prego, dov'è, va sistemata assolutamente con gli aggiornamenti che si aggiorna, che io ogni volta che devo aggiornare la posizione, magari, boh, di un dispositivo, non devo per forza chiudere e riaprire l'app, un refresh normale come per tutte le altre app, vi prego. Un redesign delle cartelle, molto più bello, perché a me le cartelle ora come ora non mi piacciono. Magari anche in stile map library. Ci starebbero, proprio sistemare l'app library quasi se uno vuole in cartelle proprie, però sono lì vai già troppo nella personalizzazione e sempre a quel punto sarebbe figo importare i message a livello globale, perché alla fine i message come iMessage, non come app SMS messaggi, si usa solo in America, quindi far arrivare i message anche in Italia, in Europa, sarebbe figo presentarlo come iMessage, come sistema di messaggistica pari a WhatsApp e Telegram. A quel punto lì, per il mercato iPhone, puoi fare tanta roba. Per l'iPhone sta diventando sempre più pop e sempre più acquisibile da più persone, anche nel mondo del ricondizionato. Voglio parlarvi anche di WatchOS. Attenzione, attenzione, attenzione. Anche lì, nuova grafica, le app tonde sì, ma è sempre in stile Pixar. Quindi ci voglio soffermare perché alla fine sarà uno dei più grandi aggiornamenti di Apple Watch, si dice, e io personalmente ci spero tantissimo. Quindi watch face belle e utili le vorrei quest'anno, visto che negli ultimi 2 anni sono arrivate un po' poche, qualche nuova watch face. Io alla fine uso sempre le solite, però per chi piace personalizzare, io non sono un grande fan della personalizzazione, watch face ma anche belle semplicemente perché tipo la nuova era andata in crisi tutto. Bene, ripartiamo. Stiamo parlando di watchOS. Stavamo parlando di nuove grafiche. Molto, spero una nuova interfaccia grafica, un nuovo scrollamento delle app, un nuovo design, perché alla fine è rimasto molto a quello che era il primo design, quello un po' in stile iOS 10, anche per la notifica, anche per il centro di controllo, che anche quello sarebbe da sistemare. Sistemare finalmente l'app dov'è, perché ci abbiamo trovato amici, trova persone, trova oggetti e trova dispositivi, unirle come erano due sistemi operativi, fare di nuovo l'app dov'è. Come normale che sia, sistemare un po' le app di sistema, però si parla appunto di questo più grande aggiornamento di Apple Watch. Non capisco personalmente quale possa essere, cosa può. C'è bisogno di un rinnovamento, ma non capisco cosa. Se me lo dite voi, per favore, grazie. E infine vorrei parlare di HomeOS e l'app per le AirPods. Vorrei un'app, prima di tutto, un'app per le AirPods. Che si magari unisca all'app casa, che si sistemi con HomePod, che si sistemi con l'Apple TV. E poi avere appunto questo sistema operativo HomeOS, quindi su HomePod, Apple TV, tutta quella parte là, ecco, integrarla con HomeOS. Sarebbe molto interessante un sistema operativo apposito per la casa, con tutte le sue gestioni, con tutte le sue grafiche, con i suoi aggiornamenti separati. Perché cioè, già aggiornare il firmware delle AirPods è un casino. HomeOS sarebbe veramente la svolta per tutti quei prodotti per la casa, più per le AirPods che comunque sono un prodotto audio, quindi anche le AirPods Max le usi soprattutto in casa, in studio, e quello è il concetto alla fine di HomeOS, sarebbe veramente una buona svolta. Lo sistemi sui prodotti e poi per sistemare chiami l'app HomeOS, Home, la lasci Home, gli dai un po' un nome, fai capire che non è solo la casa come domotica, o magari fai un'app a parte che non so come chiami, però ci vai l'Apple TV, capito? Cioè, gestisci un po' oltre all'app per le AirPods, per l'audio, che magari anche lì la integri con la sezione audio, che ci metti anche l'HomePod, per dire. Che lei, magari quella, oppure quella sezione là di HomeOS la integri in Apple Music, no? Perché poi a quel punto la sezione di Apple TV la integri su Apple TV, quindi un po' tutto un casino, però loro un modo sicuramente lo possono trovare. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, ditemi voi, la parte 2 arriverà in settimana, non mi ricordo già quando, ce l'ho scritto in programmazione, ve lo dico subito. Arriverà sabato 4. Poi lunedì arriverà un altro video dedicato alla WWC, un po' il recap generale prima di tutto. E del leak di RealityOS parleremo nel prossimo video perché sì, ragazzi, li seguo ancora i leak, non sembra, ma siamo sul pezzo, siamo sul pezzo.
E comincia anche a salirmi l'hype, più in ritardo rispetto all'anno scorso, ma per questa WWDC comincia a salirmi l'hype.